Lo so che state tutti aspettando i miei vlog dell'America, ma vi faccio aspettare ancora qualche giorno perché prima vi porto con me in Grecia. Buon salve e benvenuti in questo nuovo video. Direttamente da Mykonos con il carissimo vento di Mykonos che già odio, vi giuro. Sì, se c'è una cosa che ho scoperto in questa vacanza è che odio il vento e amo lo yogurt. Ormai ci ho rinunciato nell'avere dei capelli decenti perché ogni volta che esco ce li ho perfetti, dopo 2 minuti sono già un disastro, però vabbè. Do il buongiorno abbastanza tardi perché sono già le 2, infatti siamo a pranzo in un ristorante, io mi sono un attimo accostata per salutarvi, per iniziare questo video, perché appunto ci siamo svegliati un po' tardi, sia perché ieri alla fine siamo tornati alle 5, sia perché il giorno prima nessuno di noi aveva dormito, quindi abbiamo dovuto un po' recuperare. Questo vento è terribile, voglio sclerare. Oggi nessuno di originale, abbiamo preso tutti la Caesar salad. Raga, ormai ci amano già nel ristorante sotto casa, ci hanno appena regalato questa cosa di yogurt e frutta. Wow. Comunque raga, io sono la fan numero uno dello yogurt greco, anche quando sono a casa normalmente ne mangio a chili. E questo qui in Grecia è stato pazzesco, vi giuro. Wow, l'abbiamo tipo finito ed era tantissimo, quindi buono, sono contenta. E anche che succedono cose strane in Grecia. Raga, nei ristoranti qui a Mykonos ci sono i pellicani. Cioè siamo venute qui al ristorante per pranzo e niente, un pellicano, così. Però il mood, il posto e le spiagge sono davvero bellissime. Comunque le vie qui a Mykonos mi fanno impazzire, sono troppo carine, tutte sul colore del bianco e il blu, e cioè sono proprio super accoglienti perché sono delle vie piccoline, ce ne sono tantissime piene di negozietti, è bellissimo. Abbiamo finito di pranzare, adesso stiamo andando noi tre girls al mare. Come sta andando questa scalata malissimo, verso i quad? Malissimo. Loro morte. E niente, stiamo andando appunto un po' in spiaggia perché non ci siamo ancora andate, mentre gli altri sono rimasti a casa. Siamo arrivate ai nostri mezzi, quello lì è il mio quad parcheggiato in modo molto, molto professional. L'unico problema è che è caduta una moto davanti, cioè proprio dietro il quad, e quindi non so come uscire, e poi così, cioè è caduta proprio malamente. Siamo riuscite a prendere i nostri quad e stiamo andando in spiaggia. È super figo, vi giuro, mi piace tantissimo. Non pensavo fosse così semplice da guidare. E niente, ora ripartiamo, quindi ci sentiamo dopo. Siamo arrivati in spiaggia in un posto veramente super bello. Ora vi faccio un po' il tour, ve lo faccio vedere. Però è appena successa una cosa molto divertente, perché Bri e Miriam sono andate in questo negozietto per prendere degli oli abbronzanti. Diciamo che è un posto abbastanza caro. Infatti io ho fatto, boh, chissà quanto costeranno. La cassiera, parlando in inglese, fa 60 and 70 e loro tranquille. E lì dico, boh, secondo me non hanno capito, però non ho detto più di molto. Paga Miriam, fa, cavolo, 60. Bri, siete tranquillissima, faccio, vabbè, avrà capito che anche non avevo capito un biglietto. Niente, lei paga. Usciamo e fa, ok, no, 27 ci stava. E io, amo, sono 70. E niente, poi ha controllato, aveva capito 17 anziché 70, insomma. Niente, questa no, è una bellissima per storia per dirvi che questo per dirvi che questo è costato 70 euro. Poi ne hanno presi due, cioè siamo in tre, ne hanno presi due solo perché uno aveva i brillantini, quindi cioè non potevano lasciare. E la ragazza, cioè guardate, fa, thank you very much. E io non capivo. E non capivo perché questa qua. Niente. Ho detto per 17 euro questa amica. Thank you very much. Ci credo. Raga, è arrivato il pranzo. Guardate qui che meraviglia. Abbiamo preso della specie di poke con quinoa, salmone, un po' di verdure, pure le fragole in mezzo. Veramente la qualità. Poi ce l'hanno portato qui al lettino. Bellissimo. Siete cariche per questa giornata? Che tra l'altro, ragazzi, siamo arrivati e Bri voleva andarsene. Ha fatto la sua scenata. No, non voglio. E invece ora abbiamo il paradiso. Abbiamo preso anche il piatto di frutta gigante. C'è pure il frutto del drago, passion fruit. Questa è la mia felicità. Io sono ossessionata dalla frutta. E dovete sapere che Dodo è il più influencer di tutti, perché fa le foto a tutto. Ragazzi, ho qui un archechenjo, che è questo frutto strano. Mi ricordo che l'avevo provato anni fa e non mi era piaciuto, quindi ora rifaremo l'assaggio dell'archechenjo. No, è proprio bello. Che schifezza, ma raga, ma come lo fa a piacervi? Che cosa? L'archechenjo lì. Ah, è strissimo. Ah. Wow, raga, c'è tipo una sfilata di persone vestite strane. Ciao! Oddio! Ora
ora stiamo andando a fare una cosa super figa, ovvero un gommone che tipo gira nel mare e noi dobbiamo rimanere aggrappate. Esatto, da rimanere aggrappate. Esatto, e questo gira, niente, sono molto contenta perché non l'ho mai fatto. Comunque questo qui è il mare, dopo vi faccio vedere anche la piscina dentro perché è bellissima questa spiaggia. Buonasera anche a lei. Ecco, questo è il coso che faremo. Lo ammetto, ho anche sclerato più del solito in questa vacanza, però mi sono anche resa conto delle persone a cui voglio bene. Raga, comunque c'è da dire che sono una persona fantastica, vorrei un'amica come me, perché ho appena visto questa storia di Davide e quindi sono uscita, perché è il suo compleanno, a prendere torta e candeline. Tanti auguri, Davidino, tanti auguri a te. Vado? Vai, esprimi, esprimi. Ce l'hai? Ah, ce l'ho, ce l'ho. Vai. Auguri, 5 anni, auguri. E anche questa volta, come di mio solito, mi sono inoltrata nei supermercati e ho provato gli snack del posto. Non so come, ma sono arrivata. Non ci capisco niente. Hanno un sacco di feta, cioè praticamente un reparto solo per questo, che poi costa un sacco. Le prime cose che mi sono saltate all'occhio sono state i prezzi altissimi, veramente non me l'aspettavo. Queste Coca-Cola molto particolari e poi ci sono ovunque yogurt, feta, questi biscotti, i bake rolls, queste brioche confezionate e le gelatine sono veramente dappertutto. Allora amici, oggi siamo qui per provare delle cose che ho preso qui in Grecia. Tutte abbastanza inquietanti, ma sono insomma quelle tipiche che ho trovato un po'. Voglio assaggiare questa. Ora insomma proveremo tutto quanto. Inizierei da questi biscotti qui che sono super famosi e sono tipo degli Oreo, cioè biscotti ripieni. Ce ne sono di un sacco di fragranze, di gusti, e io ho preso quelli all'arancia. C'è l'odore di confettura. No, sembrano i biscotti della nonna. 3, 2, 1. Buonissimo raga, buonissimo. A me piace un sacco, perché tipo poi non è troppo dolce, c'è tipo l'arancia che smorza un po' la tensione degli zuccheri. Buono, per me è 9 su 10. Zero. Anche per me. Zero. 9 su 10. A me non piacciono proprio queste cose. 9. Passiamo a questo coso che è tipo una barretta strana, non capisco il greco quindi non ho idea di cosa sappia insomma, però la proveremo. Raga, no. È che orribile. Oh cavolo, sa di aglio un po', sa di scorreggia marcia. Ha un gusto terribile, non so cosa sia, non voglio saperlo. Per me è zero, questo è veramente zero, zero. Pesante, zero uno, bruttissimo. Passiamo a questi che piacciono molto a Bri, ne ha già presi 700.000. Io ho preso quelli al pomodoro, sono tipo super famosi sia qui che in Albania, giusto? Sì. Sono tipo dei, vabbè, del... lo vedrete. La cosa più buona che esiste. Ecco, l'hai fatto così. Let's go. Buoni? Però c'è aglio ovunque qui in Grecia. Quindi io darei un 7 perché sono buoni, però non mi piace troppo speziato. A me è 8. A me piace tantissimo il 10. Tu 8, tu 10, io 7. Passiamo alla ambitissima Coca-Cola azzurra barra turchese. Non so cosa sia perché non capisco, continuo a dirlo, ma non capisco niente. Quindi vabbè, la proveremo, non l'avevo mai vista da nessuna parte, quindi proveremo. No, secondo me è tipo il retrogusto di detersivo. Siccome hanno fatto tipo la collab con i detersivi, il Chantecler, hanno fatto Coca-Cola per Chantecler. Non so, è davvero strano. A me non piace. È buona perché sa di Coca-Cola, però c'è però qualcosa no. Che non va bene. Per me è 5. Per 5. Me 6, no, per me è 6. Passiamo ad una parte molto molto strana. Ho scelto questa bibita con questa dinamica. Praticamente ero al supermercato e c'era un bambino greco, penso, perché faceva la mamma, mamma, e la mamma, no, e il bimbo, e alla fine sta mamma ha preso dallo scaffale pieno di queste cose questa bibita al bimbo. Ho visto che c'erano scritto cose in greco, quindi ho detto sarà una bibita greca. E niente, penso ci sia del cioccolato, boh, proviamo. Raga, questa è hit pesante, buonissima. Buonissima. Sembrano le cose che mi bevevo io da bambina. Però ancora più buono. Sembra quello al Nesquik. Esatto, ma ancora più buono. Questo per me è 9 pieno, buonissimo. Sì. No, per me è 10. 9. Buonissimo. Raga, proviamo questa cosa che mi fa molta paura.
sono andata al supermercato e c'era tipo un reparto, cioè uno scaffale pieno di brioche così. Ma sai come si chiamano queste brioche qua? Le chiamano tutti molto. Ti giuro ce n'erano tantissime, cioè da noi magari ne trovi un pacchettino nel reparto biscotti, ma lì proprio, cioè, sono stra gettonate. Rossa. 3, 2, 1. È secchissimo. A me piace 8. A me piace. No, 8. No, no. Io 7. Direi un 5 perché è rinsecchito. Sembra che abbia passato le guerre mondiali, il cambiamento climatico, è tipo tutto così. Finiamo in bellezza questo assaggio greco con una gelatina, dei pezzettini strani. Sai che io non ho mai mangiato una gelatina nella mia vita. Fidatevi, era meglio se non lo faceva. Ansia a 1000. Vabbè, proviamo. Io non ho mai mangiato una gelatina nella mia vita, non so neanche che consistenza abbia. No, no. Sembra di mangiare. No. Oh, no. Pri. Non sa di niente. Oddio. Dai, no, no, poverina. Raga, ho vomitato. Che schifo quella roba. Vabbè, Pri, che voto dai? Penso meno 1000. Per me è un 2. La consistenza più che altro mette ansia. È tipo uno slime. Tu? Per me è 5 perché non sa di niente, quindi è mangiabile. Ok, questo era il video assaggio di oggi, terminato un po' male. Una delle cose più belle in assoluto è stata senz'altro girare l'isola con il quad. Me ne sono innamorata, lo voglio portare a Milano. Amici, io sto andando al mare, ovviamente con il mio amato quad. Quindi ora ve lo faccio un po' vedere. Eccolo, il mio amore. È fatto così e ora vi faccio vedere anche come si fa per farlo partire. Vale, istruttrice di guida. In realtà usarlo è veramente una cavolata. Io la prima volta avevo un sacco di ansia perché mi sembra un bestione difficile da controllare. In realtà è veramente semplicissimo, è come un go-kart praticamente. Per accenderlo bisogna schiacciare questo pistillo qui dietro, il freno e l'acceleratore. Scusate se non so i termini tecnici, però insomma ce la caviamo. Qui ci sono le frecce, destra, sinistra, il clacson, che è super divertente perché qui lo suonano tutti per qualsiasi cosa, cioè anche per salutare fanno beep beep, quindi a volte ci sono di quei concerti di clacson assurdi. E poi qui abbiamo le marce, quelle proprio base. Qui c'è la prima per andare avanti, neutro, insomma folle per rimanere fermi, e poi la retro. Tutto molto divertente. Let's go! Quello che capisco ogni volta che parto è che viaggiare fa parte di me. Grazie Grecia. Ora mi aspetta l'America.